Cosa succede oggi? Grazie a voi, ormai qualche mese fa, con un sub goal abbiamo sbloccato la nuova puntata extra del Mercoledì Magico. Avevo promesso che le puntate extra sarebbero state di livello, perché quello che vi volevo raccontare l'ho già fatto. Quindi quello che succederà oggi e quello che succederà forse la prossima volta, se mai ne avremo un altro, sono puntate molto particolari. Sono tutto pronto, sono tutto carico, sono un po' in tensione, ma non tanto per l'ospite, perché è un amico e un coglione, ma se per quello che le mie mani andranno a toccare, per quello che le mie mani andranno a fare, perché ragazzi, questa puntata è dedicata ad osservare, ad ammirare, a venerare insieme gran parte della storia hidden, molto spesso anche nascosta, che è quasi sconosciuta alla maggior parte della gente, di Magic. Per affrontare questo viaggio insieme, per raccontarvi e farvi e farci questo regalo, abbiamo un grande amico, che è il buon Filippo Lietti, in arte Troppo Ricco. Eccoli qua, direttamente dalla Spagna. Allora, appena atterrato, guardo te. Chi è Filippo? Vi faccio una piccola presentazione. Quest'uomo, questo bellissimo uomo, è considerato il P... com'era? Ah, PBT. PBT, probably the best trader in the world di Magic, che è una leggenda di Magic, ragazzi. Filippo è la Svizzera del mercato di Magic, in tutti i sensi, nel senso che è neutrale e che è amico di tutti, e che contiene all'interno di se stesso praticamente la ricchezza del mondo intero. Ma è vero, ma interiore, sto parlando da un punto di vista morale, non... poi vedrete fra poco. No, ho iniziato a giocare quando c'era bordo nero italiano, leggende in italiano. Il gioco di Magic è uno dei giochi migliori di strategia di carte collezionabili. Mi piaceva collezionare le carte, mi piaceva l'arte delle carte, la storia degli artisti e le rarità. E dopo aver giocato, sono andato a studiare in Spagna e ho visto che c'era un po' di differenza di prezzi tra Italia e Spagna, e niente, ho iniziato a comprare e vendere le carte e mi sono inventato questo lavoro. E siccome sono molto simpatico, mi è andata molto bene sei molto bravo a lasciare rapporti, sei molto bravo a avere conoscenze, sei molto bravo a fare il tuo lavoro. E mi piace viaggiare, perché qua c'è da viaggiare per trovare le rarità, per trovare negozi nuovi, o sempre andare in Giappone, in America, anche confrontarsi con altri trader specializzati in altre discipline o in rarità. C'è da viaggiare e scoprire tipi di carte, nuovi tipi di collezionismo e tipi di rarità, andare a scoprire anche quello che c'è dietro certe storie, certi artisti. È una roba enorme, è una fonte di conoscenza, di esperienza e di oggetti incredibili. E dal gioco poi ho cercato di raggiungere proprio l'inizio, cioè come si dice, i playtest, sia come si creavano le carte, o anche creare una biblioteca museo con mio amico Palmetta, ci sta guardando da casa, che è andata in assoluto meglio di tutti, con la più grande collezione di Magic, video meraviglioso con Andre, meraviglioso, con la sua collezione meravigliosa, è qui insieme a noi. Casomai dopo vi facciamo fare un saluto. Ma venendo a noi, il tappetino è ovviamente brandizzato dal buon Tropico, tanto facesti le magliette, fatto un po' di tutto. Partiamo dall'origine di tutto, così tiriamo un faccia. Vogliamo iniziare il video così? Iniziamo con la carta più iconica di Magic. Non si sbaglia mai. Ragazzi, con questa non si sbaglia mai. Prego, la ponga. Eccolo qui. Partiamo in leggerezza, in tranquillità, con simpatia, con un bel Loto Alpha, tra l'altro, doppio firmato. Loto Alpha è la carta più iconica di Magic. Il Black Lotus è la carta più iconica di Magic. Black e Lotus Alpha... probabilmente è la carta più iconica in generale. Sì. Sempre Black Lotus. E fortunatamente nel gioco di Magic, o sfortunatamente non lo so, è anche una carta forte. In generale c'è la carta iconica come il Charizard, però non è forte. Più forte è il Blastoise. E in questo caso abbiamo Alpha, che è la prima serie di Magic. Poi c'è stato Beta Unlimited. E abbiamo 2-3 plus. La firma dell'artista Christopher Rush, alterazione dell'artista con un drago, che in più a me i draghi artista mi piacciono. Tra l'altro morto, Christopher Rush qualche anno fa. Purtroppo morto. E
la firma di Richard Garfield, che è l'inventore e il creatore del gioco. Diciamo che questa è la versione più pimp, più elaborata, perché è Alpha, Double Sign and Altered. Se fosse anche alterata a colori sarebbe un pelino meglio, ma sono molto rari. Ma poi molto su un'alfa alterata a colori, perché poi l'alterazione a colori nel mondo delle alterazioni è arrivata anche tardi. Tardissimo. Tutte le alterazioni, le prime erano delle si raccontò anche con Andre. Le prime alterazioni erano proprio erbette così. Anzi, forse è abbastanza elaborata. È andata bene. Qua ci è andata bene. Qua c'è andata molto molto bene. E qual è la storia di questa carta precisa? Cioè, la hai perché l'hai voluta con questo setting, l'hai trovata e l'hai presa? Volevo fare la tripletta di Alpha, Beta e Unlimited. Ecco, tutti e tre doppio firmati e alterati. Cugino, vedete? Ecco sì. Qui. Questo sì che me l'ha fatto a me personalmente Christopher Rush. Questo. Okay. L'altra l'ho comprata già fatta perché mi piacevano i draghi. Questa è più recente, sì. Questo lot invece, come se avete seguito gli altri video e se non l'avete fatto andatele a vedere. Mamma mia che bello, per fortuna che mia. È Unlimited, quindi la prima, diciamo, la terza edizione in assoluto di Magic. Quindi invece che il bordo nero ha il bordo bianco ed ha gli angoli come quelle della beta. Vedete anche questo, quindi doppio firmata con l'alterazione di Christopher Rush. Bellissimo, tra l'altro messo anche discretamente. Sì. Purtroppo in queste carte non è che puoi stare lì a scegliere. Certo, quando trovi le combinazioni è troppo difficile. Perché poi c'è anche l'altra scuola di pensiero che vuole il loto alfa gradato, preciso, 9, 9 e mezzo, e dicono che è la purezza assoluta, però è l'altra scuola di pensiero. È quello, per esempio, la scuola di pensiero di Dario, cioè lui ha la sua beta che ha finito, Near Mint perfetta, la vuole tutta pulita, quasi tutta scatolata, ce l'ha da un certo punto in poi. Insomma, lui è il purista della condizione. Diciamo, noi più vecchi bastardi del settore siamo più innamorati di queste stronzatine. Puoi comprare casa con entrambe? Un appartamentino, sì. Un appartamentino ce lo fai. Vuoi proseguire qui o vuoi andare avanti? Ma chiudiamo. Andiamo avanti con i loti. Ah, sempre con i loti, ok. Ah, c'è la serie dei loti. Ho capito. Ma guarda che figo. Allora, questa, ragazzi, poi correggimi se sbaglio. Esatto, queste sono carte che tendenzialmente quando uscivano nei mazzi precostruiti di Awards nel 90, questo è il 2000, vedete, agosto 2000, e non hanno alterazioni, non hanno nulla, hanno solo il layout. E questa credo sia un artwork originale di Christopher Rush, numerato, viene anche con il certificato di autenticità, che ultimamente è molto importante. Certo. Se le ho io già si sa che sono originali, però poi uno per muore ha bisogno del certificato di autenticità, perché iniziano ad esserci falsi, perché cose così costano anche 20-25 mila eurines. Okay. E quello è fatto a pennelli. E quindi è molto molto ricercato, molto ricercato. Se avesse anche il testo sarebbe il top di gamba. Vabbè, ho capito però. Perché la gente si vuol fare la Power 9 tutta a sketch, per quello sono molto giustamente, ricercati. Credo che non ti basta Power lì, Unlimited, esatto. Beta Alpha, niente, la vogliamo sketchata. Esatto, esagerato. Che una volta stava niente, la facevi come sostitutiva, sì. Invece ora costa quasi più di una Power. All'inizio 5 Mox, Dan Fraser, Mark Aronovitz, il rappresentante, li vendevano $100 5 Mox, ma facilmente. Adesso invece sono 600 i 5 Mox facilmente. Bella, Magic è andata sempre bella. Magic è un grande mondo. Un giorno mi piacerebbe far passare questo messaggio di quanto sia ampia la possibilità di approccio, di investimento, di divertimento, di collezionismo. Non è molto conosciuto, ma è sempre lì dal 93, dietro a tutti i giochi di carte, di strategia, come Pokémon, come Digimon, come One Piece. Come sarà l'Orcana? L'Orcana l'hanno copiato da Magic. Cioè, se hanno fatto una 2-3, anche l'Orcana è una 2-3. Perché il gioco di Magic è il migliore di tutti. Sì, sì, non c'è paragone. Dai, andiamo avanti con queste meraviglie. Altro sketchettino, questo sempre Black Lotus. L'ha fatto a me a Seattle, è l'ultimo torneo anche che ha fatto. Anche quindi questo è proprio direttamente fatto a te. Sì. Ah, l'ultimo che ha fatto Rush. Sì. Che figo, no? Sì. È fatto sui loro token, è ancora più bello. È più originale, diciamo. Certo.
Questo perché dovete sapere che gli artisti agli eventi di Magic hanno, molti di loro producono dei token, delle pedine che Sì, poi sì. vanno a vendere. E per questo praticamente è un token, ma senza Sì, li fanno anche l'artwork vuoto. davanti, bianco, tipo artist Sì, proof sì, al sì. contrario, così che ci possono fare Sì, lo perché la gente gli chiede: sketch. fammi il gattino, fammi lo spiritello, fammi la fatina, fammi lo zombie, e lui glielo fa. Fammi Fammi il loto. il loto. E ora Avrei non lo dovuto fa più. farne un po', però è Ma sta a pezzo al quello. passato. Esatto, ormai è andata. E questa è l'unione di una carta mitica di Oh, vintage. ma questo chi l'ha fatta? Cioè, l'ha fatta lui. Sempre, sì, sempre Ron Spencer. L'ha fatta Ron La Spencer, fatta Ron non Spence. Christopher. Allora, questa bambina, la Yaga Mutswil, l'abbiamo vista in più versioni meravigliose. Andre, Yaga Mutswil è una carta molto iconica di Magic ed altrettanto l'artista, che vedete essere mostruosamente bravo, è diciamo un po' ritenuto il guru, no? Il Sì. dio dell'alterazione in qualche Veramente maniera, bravo, insieme senza a pochi senso. altri. Immaginate che l'unica cosa di stampa originale della carta è l'immagine centrale. Tutto ciò che vedete come sfondo, il loto e tutto il resto è stato fatto a pennelli dall'artista. Paura vera. Immaginate lavorare su uno Questa è la metà con spazio. palmetta. Ah, questa l'avete Sì, in in collab. concomitanza. Bene, e questo è il quintetto dei loti di Fili. In realtà, va bene. Lasciamo. Ce ne sono altri, Ce però ne sono altri, ma andiamo questi sono i più avanti. fighi. Quindi siamo E come partiti da qui, facciamo? dall'origine del tutto, dalla carta più. Guarda, non so più dove mette le Sì. E nell'origine anche le carte, dove venivano le carte? Venivano nei Bravo. mazzi basi e nelle bustine. E Bravo. qua in esempio Madonna, vecchio. abbiamo Sì. questo, abbiamo un mazzo beta. Queste sono proprio, è proprio un cimelio da museo. Può uscire un loto beta lì dentro e è in Allora, qualità perfetta. che cos'è questo oggettino? Apriamolo! No, No. apriti la testa. Che cos'è questo oggettino che sto tenendo in mano? Questo si chiama Starter Deck e in origine le Magic venivano vendute in delle bustine che si trovano all'interno dei box, come succede tutt'oggi, e all'interno di questi mazzi, che in teoria lo scopo qual era? Era fornire un mazzetto di carte con cui te E potevi, le istruzioni. e ci sono le istruzioni dentro con cui te potevi iniziare a giocare, quindi qui dentro c'era la possibilità di giocare. La cosa figa di questi starter deck è perché hanno un valore molto molto alto, a parte che ormai sono rarissimi da trovare, tra l'altro questo è messo È veramente bellissimo. bene, 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 si vede, ora cerco di farvi vedere in controluce, guardate, si vede sempre la pellicola Nessun del cielo, colpo, è insomma, è bellissimo. bellissimo. Le rare qui dentro erano messe in maniera, le carte erano Sono messe, perfette. sono perfette ed erano messe in maniera randomica, Sì. cioè sapevi che c'erano tipo 3 o 4 rare, un tot di comuni e non comuni e le terre base. Quindi potenzialmente qui dentro c'è un loto beta perfetto. E a differenza delle bustine non si potevano spillare, Esatto, a differenza perché le perché le bustine prime avevano una parte buste. trasparente e si Bravo. potevano muovere un po' e vedere cosa ci potesse Bravo. essere Le dentro. prime buste di Magic erano fatte con una plastica molto sottile. Quindi cosa succedeva? Ma magari all'inizio la gente nemmeno ci pensava, ma a un certo punto poi la gente iniziava a guardare contro luce cosa c'era dentro. Quindi se trovi una bustina o al giorno d'oggi alfabeta è difficile che non sia stata Sì, è difficile. serciata. Questo non lo serci, questo non E controlli. addirittura, siccome erano state messe a mano le carte ed erano avanzate delle rare alfa, può essere che ci siano dentro due rare alfa Ah, questa non lo invece che due sapevo, beta. Sì. questa non la sapevo. Sì. Potrebbe essere anche un Black Lotus Quindi ci Alpha. Sì. potrebbe essere un loto alfa qui dentro. No. Potenzialmente ci potrebbe essere un loto alfa Quanto è la perfetto. detto? Magari non centrato, ma perfetto Quanta è la sicuro. differenza se dici esce un loto? Cosa? Rispetto, se esce un costa loto. più questo No, boxettino o il loto. il Quindi se loto di uscirebbe il per sé? loto prende Questo qua Uscisse. costa circa più o meno 40 Okay. mila. Mila. Abbracci. E costava, ma che c'è il prezzo? $7,95. Centesimi, eccoli qui. Che bello che è, È bello. veramente bello, Bello veramente bello. Ma poi è messo veramente benissimo. Non ho mai visto uno messo così vero. bene. E alfa è uguale, ma non ha il codice a barre. Ah, Alfa ha la stessa identica Uguale, confezione, ma senza spiaccicato. codice a barre. Sì. Queste sono le Oh! bustine, però già bassiamo un po' il livello, revised, però non sta E male. Va vabbè, bene. insomma, questo è per farvi vedere, tra l'altro le bustine erano simili a questa è Revice, quindi molto più recente.
tra l'altro con questo box di PSA da assassini che fortunatamente ora hanno cambiato, perché portato l'esempio, ecco, mettilo qui, che passiamo dal revised a un missile. Vedete, queste come erano fatte le bustine, molto easy, molto sottili. Questa è una busta revised dove al massimo ci si trova dentro una dual, sì. E questa invece, come diceva Fili, è l'esempio del nuovo case di PSA, che è tutta un'altra cosa, una bustina Arabia Nights. Ora, questa busta è incredibilmente bella, a parte il colore che è unico, è bellissima, perché solo Arabian Nights ha avuto questo colore. Questa roba è incredibile. Arabian Nights è un set di un fascino incredibile, pochissime carte ma con questo stile tutto unico, insomma. Tra l'altro, se vedete, vi posso spiegare, far vedere la cosa che vi stavo dicendo. Vedete che in controluce dietro si leggono le scritte, sì, della carta? Sì, in alcune Arabian si può capire che carta c'è davanti, o dipende se è così oppure al contrario. C'è anche uno scan in giro in internet e si vede che c'entra la library. Quello bello. Bello. Bene, altri due pezzettini. Aspetta, trick e track. E te questa roba, per esempio, l'hai fatta gradare te o l'hai recuperata? No, l'ho comprata così. L'hai comprata così. Ho fatto solo gradare carte, oggetti, non ho fatto gradare oggetti. Non hai fatto gradare? No, okay. Ho fatto gradare delle banconote, però altri oggetti di oggetti di Magic no. Okay. Anche perché per noi, fino a poco fa, era un po' complicato inviare le cose in America, oppure inviarle dall'America, poi aspettare che te le inviassero a un amico, quindi... Sì, invece sì. Adesso con alcuni servizi di amici è più facile inviare a BGS e PSA, molto più facile. E qua c'è un po'... Fili, qui siamo a gambe aperte, come una puttana aspettando il tuo pisello magicistico, quindi infila tutto. Ma da dove vengono le carte? Come fanno quelli di Wizard? Troviamo un nesso, eh? Come fanno quelli di Wizard a fare le carte? Prima di fare le carte, abbiamo i pezzettini di carta vera. Questi sono i beta test. Questi sono beta test. Allora, ragazzi, intanto ti cerco anche. Che cos'è questo pezzetto di carta, sì, con questo disegno fatto da con neanche paint, peggio di paint. Eh sì, no, perché era del 93. Sì, sembrano quei cosi con la sabbietta con le rotelline. Sì, era del 93. Allora, questo oggettino qui, questo pezzetto di carta incollato su un cartoncino rosso proveniente di una scatola da scarpe, praticamente è una di quelle cartine con cui il signor Richard Garfield e i suoi amici, sì, il suo cerchio di amici ristretto, esatto, playtestava Magic. Quindi cosa significa? Significa che lui ha creato questi primi prototipi, le ha forniti e insieme al tavolino davanti a una birra o chissà, sì, facendo che cosa, hanno iniziato a giocare a Magic con questa roba qui. E da qui hanno poi piano piano sistemato magari una carta troppo, sì, forte, troppo debole, da aggiungere, da togliere, da fare, da cosare. E quindi questo è uno di quei pezzetti. Sì. Beta, sono introvai. Beta è veramente difficile. Ah, questo è beta proprio. Beta. Poi c'è gamma, che è questo qua. Gamma cosa significa? Che è tipo Alpha Beta Unlimited. Sì. Questa è la prima serie dei playtest. Sì. E questa è la seconda serie dei playtest. E poi c'è Epsilon. Ok. Adesso ti faccio vedere anche un'altra Epsilon. Questa invece, quindi, questa è la primissima proprio. Si dice che c'è anche Alpha. Ma non si sa. E se non lo sa lui, ragazzi, non lo sa nessuno. Già avere uno beta è complicato, eh? Molto complicato. Ci credo, cioè, questo è letteralmente un pezzo di carta, ragazzi, appiccicato su un cartoncino, cioè. Sì. Si vede proprio artigianale, nel senso, sì, dai, sì, ragazzi, sì, su, stampiamo sta roba. Sì, sì. Incredibile. E questo invece è un playtest, appunto, gamma, come ci diceva Filippo, quindi della seconda serie di prototipi, quindi Magic ancora non è uscito, in realtà. Questa cosa erano già uscite e loro ci giocavano come... E poi c'è Delta, che avevano cambiato la carta, che gli aveva finita la carta bianca. Eccolo qua, hanno finito la cartuccia bianca, la carta bianca. Quella forse è firmata da uno dei playtester, sì, Joel Meek. Quella è firmata da uno amico mio dei playtester di Magic. Questo è top. Figa. Abbiamo beta e... Questa è molto figa. Questa è molto figa. Poi c'è roba Epsilon. Questa è anche bella. Questo è un filler della serie Epsilon. Dopo. Un filler? Cosa significa un filler? Nel foglio che loro stampavano c'era una roba che ha detto... Vabbè, mettiamoci questa stronzata. Esatto.
e questo se lo tiravano in faccia quando uno vinceva e l'altro perdeva. Esatto, sì. Più si o meno facevano sì. Gli scherzoni fra amici, ragazzi. Mm. Mamma mia. Ma la cosa... Pensate che questa cosa è stata stampata veramente in casa di qualcuno nel 93. Sì, sì, sì. 92 forse, 92, 93. Sì, sì. E no, guarda, c'è scritto qua, 92. 92. Ma la cosa bella è l'idea che avevano. Questo è il fork, dopo se non, prima che non so, c'ho fork, è una carta di Magic famosa. Sì, 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 il fork duplicatore. Rossa, il duplicatore. Ma la cosa bella è che erano questi playtester erano simpatici, cioè si notava già delle immaginine. Che ci mettono immaginina della forchetta di Linus. Di Linus. O per esempio gli piaceva questo Magic. Però vedi, erano già dei playtest avanzati, sì, rispetto. Infatti è Gamma. Questo è Gamma, ok. Sì. Diciamo l'ultima serie dei playtest. No, poi c'è anche Epsilon. Ah, ok, l'ultimissima è Epsilon, quindi questa è la penultima serie dei playtest. Tipo, questo è Gamma e questo è Epsilon, la stessa carta. Blades of Glory, che questo tra è Gamma Epsilon. Sì. Questa è Gamma, ragazzi, quindi della stessa serie di queste due, di forche. Di questa, no. Ah, scusa, della foresta gradata. E questa è l'ultimissima serie di playtest. Blades of Glory, vedete, ci avevano messo dei disegni. E però qui già i testi erano complessi, sì, erano già più scritti in una certa maniera. Già più trigliati. Quindi cioè, immaginate che qui le prime carte di Magic ancora non erano state stampate, no. Ragazzi. Cioè, prima. Questa è prima di tutto. E prima di arrivare quindi all'alfa, ci sono state. C'è stata lei. Sì. Forse un'alfa addirittura, ma vabbè. Vabbè. C'è stata lei. Poi c'è stata lei, quella qui, e poi c'è stata, esatto, no. E poi una volta testate tutte queste carte hanno detto ok, queste sono le carte che noi andremo a stampare, esatto. Quindi sono andati, Wizard ha ricevuto il progetto, la carta finale, ha detto ok, a questo punto avranno commissionato agli artisti le illustrazioni, invece che ovviamente mettere queste robe trovato, hanno commissionato tra l'altro per la maggior parte ad una scuola di artisti di Seattle tramite il buon direttore artistico Jesper Milfors, sì. Che è andato in una scuola d'artisti di Seattle più degli amici a giro, qualche vecchio bastardo random, e ha detto bimbi ascoltate, c'è questo gioco, lo stanno facendo, volete fare due disegnini? Ha detto boh vabbè, ma facciamo questi disegni, non li abbiamo pagato, mi sembra una miseria, sì, tra sì. L'altro a qualcuno l'hanno pagato a un certo punto in azioni di Wizard, che poi lo stesso per esempio Frazier ai tempi mi ha raccontato che quando l'hanno pagato in azioni ha detto ma che cazzo ci faccio, l'ha rivenduta a due spiccioli. Purtroppo nessuno sapeva, tant'è che tantissimi artisti per esempio hanno regalato i loro original art, li hanno buttati, le artist proof le usavano come biglietti da visita, gli artist proof le davano come biglietti da visita, yeah, mamma mia. Qua l'ultimo che è per spiegare Sinkhole, altra carta mitica di Magic, Gamma. Questa sì, questa è una carta veramente, cioè è la beta test di una playtest di una carta iconica, Sinkhole. Questa immagino sia Gamma. Bravo! Hai visto? Che grande! Oh, di buono! Inizio a capire, ma mi basta poco! Ed è molto importante, spesso, se le vendo io, però vedi. Questo ha il certificato questo di ha autenticità certificato del playtester, che ha la stessa firma, che era dietro la foresta, eccetera. Vedete? Questo è il certificato di autenticità del playtester. Quindi ha rilasciato un certificato dove dice che questo Sinkhole che abbiamo visto poco fa ce l'ho io dai tempi. Ce l'ho io. Filippo, da lui che me lo dà a me. Che te lo date? Quando lo venderò io darò questo in casa con la firma tipo Masella, c'è scritto sotto Masella. Poi, in questo caso lui c'ha il certificato, ma questo è come se fosse una laurea ad honorem. Quando ci si rivolge a Filippo si va sul sicuro, insomma, non gli starei mai a chiedere io un certificato d'autenticità. Sì, stavo però, lì che alla fine mi tira una ciola. Che strano, lì dentro, tra l'altro, fatto. C'erano altre 20 playtest, ma lasciamo stare. Rimaniamo sulle playtest, quindi. Sì, perché c'era qua. Dopo lo Alpha, Beta, Limited, eccetera, hanno fatto Arabian, The Dark Antiquities e Fallen Empire, Ice Age, queste espansioni. Anche per queste espansioni hanno fatto delle nuove playtest un po' più modernine, e abbiamo qua l'esempio della carta e della playtest. Allora, questo set che è Ice Age, sì.
Ecco qui, queste sono invece l'evoluzione, appunto, come diceva, un po' più modernine, diciamo, delle playtest. Io non credo che al giorno d'oggi producano delle playtest. Sì, ce le ho. Ah, va bene. Prima è esordito facendo, queste probabilmente nemmeno Wizard sa che esistono. Esatto. Cioè, nel senso, è roba, ragazzi, veramente, veramente ad alto livello. Ad alto livello, rara, rarissima. Al di là delle carte che poi sono, tra l'altro, vedete, Jester Cup. Sì, che prima, sì, questo è Jester Cup che finale, è ma la finale, ma se guardate, inizialmente si chiamava Cap of the Ice Jester. Qui c'era, sì, l'effetto, vedete, qui non c'era ancora il logo che poi sarebbe diventato. Sì, poi a volte cambiava anche il costo di lancio, il costo di attivazione dell'abilità, o certo, quante carte macinava, cambiava molto. Chiaro, utilizzavano queste cose, no, per bilanciare, no? Era una, esatto, sorta di bilanciamento del gioco, sì, prima di far uscire. Queste sono Fallen Empire, e la più mitica è Imtu Turaj, che prima in teoria era Imtu Turaj, per chi conosce un minimo Magic, ragazzi, è una carta veramente tanto iconica. Ecco qui come era stata playtestata: a un nero, quindi nemmeno a due. Sì, no, nemmeno a due. A un però nero, a un nero, l'Into Bjork faceva scartare due carte a caso al nostro avversario. Poverino. Cioè, una, penso sarebbe stata una Power 9 questa carta. Sì, cioè, sì. Una roba fuori di testa. Infatti, da Into Bjork l'hanno trasformato in Into Turaj a due neri e fa lo stesso effetto. Ed questo era il bilanciamento quando ancora i videogiochi, sì, un po' non esiste il bilanciamento. Altre folle in un po' caso. Qui vediamo altre folle con le playtest accanto. Chissà cosa sono queste sigle. Ma io avevo preso dei fogli con anche degli sketch. Ah, vedi. Ecco fatto. Vedete, questo è il set Fallen Empire, lo stesso di Into Turaj. Il collezionista da cui ho comprato queste cose qua ha avuto la possibilità di incontrare l'artista che aveva fatto quella carta, e allora ha detto: aggiungiamoci il disegnino sulla playtest, e così che acquista fuori ancora più valore, che è simile a questi qua. Simile a questa. Sì. Bellissima. Che è di Menges. Sì. Vedete? È stato un pazzo a farsi Arthur Kyle. Poi ci sta, però in realtà è figo, sì, sì, perché ci sta. È andato dal signor Menges nel 95 e gli ha detto: senti, mi fai un disegnino che ricorda la tua carta? Eccolo qui, che poi è uscita, sì, ecco, questa è veramente unica al mondo. Sì. Cioè, magari di playtest ce ne sono pochissime, ma così è unica, ma questa c'è lei, eh? Sì. E questa è The Dark. Bellissima, The Dark, altra edizione meravigliosa. Guardate come era scritto. Non si può far vedere. No, quello si può dire che c'è o non esiste. Si può dire che esiste quella cosa o non vuoi dire che esiste quella cosa? Sì, no, esiste. Anche, e nella, dopo, quando parliamo di Artist Proof, lo diciamo. Ok, come vedete, queste sono altre playtest card di The Dark. Sì. La cripta che si chiama The Crypt. Non The Crypt, è vero, invece non Tormos Crypt. Questo è fighissimo, cioè è proprio storia di Magic qua. Sì, bellissimo. Che, cioè, vai a pensare che prima la Tormos Crypt, che per noi è un'arta, che sì, è sì, nella quotidianità, ristampata, però prima si chiamava The Crypt. Roba, ragazzi, non ha senso. E questi sono gli uncut shit delle playtest. Perché è chiaro. Perché allora, non so se avete capito cosa ho appena detto. Questi sono gli uncut shit, quindi i fogli stampati e non tagliati delle playtest di Ice Age. Senza senso. Non ha senso, Fili. Perché comunque dovevano giocarci in tanti per fare i playtest. E quindi hanno stampato un po' di fogli. Quando avevano abbastanza carte si sono fermati. Però per collezionismo qualcuno è rimasto in giro. Senza senso questa cosa. No, questa cosa non ha alcun tipo di senso, Fili. Brainstorm. La stessa roba, Brainstorm, guardami un po'. Mamma mia, Brainstorm. Io ho avuto un Brainstorm di questi qua con anche il disegno fatto da questa, ragazzi. Brainstorm la conoscete tutti. La conoscete tutti, Brainstorm. Ok, chi gioca un minimo a Magic la conosce. Questo è l'uncut sheet del foglio di stampa mai tagliato delle playtest card dove per la prima volta è stata messa Brainstorm. Che ride. Non ha senso. Hai visto? Ma dove cazzo le trovi ste robe? Più forte. È più forte, ragazzi. È PBT. Che bello, mamma mia.
Scusa, ma queste non possono essere stampate anche oggi copiando fonte su card degli anni 90 senza per forza, serve per forza un certificato? Se sa come stampare, perché tutte non corrispondono ai testi antichi eccetera, poi comunque non... Se vuoi stampale, si fa la prova, prova a vendere. Prova a vendere, vediamo se qualcuno ti dà retta. Vedi te. No, sì, però sembrano cose semplici. Dici, ma non sono, ragazzi. Puoi stampare sta cosina, ma non funziona così. Sempre ci vuole il certificato di autenticità. Ma poi c'è anche, sono talmente tanto elitarie e rare che si sa dove sono. Sì, sì. Cioè, se spunta uno stronzo a caso dicendo, oh, ho trovato in cantina il playtest Uncut. Mi suona il telefono rosso. Levati dal cazzo, vai, puliscitici il culo col fogliettino che è può capitare, però beh, rarissimo. Che cos'è? No, questo è un di Cartamundi, un mazzo di poker però con il retro Magic, una delle cose che si colleziona divertenti di Magic. Troppo bello. Le ha giocate? Sì. Molto divertenti. Sono cose divertenti. Ma queste si trovano, per esempio, invece? Si trovano dove? In giro? Sì, anche sì. Le due. Non valgono tanto. Sono fighe. Costano tipo... Il mazzettino vale sui 350 euro. Ci sono varie versioni. C'è Cartamundi. Poi qual è l'altra? Cartamundi, ragazzi, che era una delle copiste. Iaquinto. Diciamo. Sì. C'è Cartamundi, Iaquinto. Poi c'è un altro con i disegnini. E poi c'è un altro con dietro scritto Wizard Center, che era per una convention che hanno fatto. Sono i quattro mazzi poker che esistono. Cartamundi era quella italiana, no? Cartamundi in teoria è Belgio. Ah, è Belgio. Quella italiana è Strate Libri. Strate Libri, bravo. Mm-hmm. Che ha stampato Leggende e Oscurità. Sì. Io ai tempi, quando vendevo Magic per la cartoleria di mia zia, andavo alla Strate Libri a comprare i box di Leggende con la carriola. E ho comprato la collezione dal ragazzo che traduceva all'italiano le carte di Leggende, Oscurità, eccetera. E mi ha detto che lui aveva anche già tradotto Arabian. Però la Wizard si era cagata addosso perché, avendo stampato le Leggende italiane, ha visto che hanno fatto un successo della Madonna. Oscurità e andavano forti. Ha detto, se facciamo anche Arabian in italiano, succede un pasticcio. Perché? Quindi hanno ricomprato tutti i diritti. Dietro, sia di Leggende, sia di tutte le cose che stanno tampando in italiano, le ha ricomprate dietro Wizard e non hanno fatto Arabian in italiano. Se no avremmo avuto lo Yuzam in italiano. Sì, era già stato tradotto. Questa storia la potevi sentire solo, solo da lui che ha parlato col tizio a cui ha comprato la collezione. Che se gli è andato fuori, perché la Wizard ha visto che stava andando fuori. Cosa, ragazzi, perché stava andando fuori dal controllo. Esatto, bravo. Dovete sapere, se avete visto gli altri video del mercoledì magico, lo saprete molto bene, che ci sono due vecchie edizioni di Magic che sono state stampate, oltre che in inglese, soltanto in italiano, non in spagnolo, non in tedesco, solo in inglese ed in italiano. Perché? Perché la Strate Libri, appunto, comprò i diritti da Wizard e stampò Leggende in italiano e Oscurità. E in Italia, come vi ho sempre detto, c'è una tradizione del Magic fortissima. Siamo stati uno degli stati nel cui, per esempio, dove c'è stata la maggior numero di grandi giocatori, ma anche di grandi collezionisti. C'è stato un periodo dove si dice che tipo il 60-70% dei Power 9 al mondo fosse in Italia, cioè tutte le Power 9. Poi a una certa sono saliti i prezzi e gli italiani giustamente hanno fatto pia di sta roba e ora se ne pentono. Però c'è sempre stata una grande tradizione e hanno fatto un grande successo. Quindi quello che ti diceva Fili è: la Wizard si è resa conto che c'erano troppe carte italiane probabilmente in giro, magari pensava che fosse un fenomeno più di nicchia, e Arabian Nights, un set che è attualmente soltanto in un'unica stampa in inglese, c'è stato il rischio che fosse stampato anche quello in italiano. È stato tradotto ma poi l'ha bloccato. E lui l'ha saputo dal tizio che ha fatto le traduzioni per Strate Libri, a cui ha comprato una collezione. Sì, la sua collezione l'ha comprata. Capite chi c'è qui accanto? I lavoratori di Wizard, quando si annoiavano, si sono messi a stampare dei mazzini di microcartine per giocare, così fare simpatiche. E questi sono alcuni esempi di cartine piccoline.
originali Wizards. C'è il Magic Librarities, c'è la foto della uncut sheet di queste cosine qua piccoline. Ah, se le sono proprio stampate nella stampa. Sì, sì, sì. Questo non le avevi fatte vedere tu. Sì, sì. Poi ne ho prese quattro abbastanza belle. Eh sì. Famose. Per chi Pantano sa di Magic. Sanguinato, Terminate. Sì. Factor Fiction. E il cagnaccio selvaggio. Guarda che meraviglia, ragazzi. Sì. Così, tra una pausa e l'altra, potevi giocare con le microcartine. Un po' scomodo, eh? Un po' tanto scomodo, però si divertivano così. Capite quanta roba c'è dietro sto mondo? Sì. Parlando di Black Lotus, la gente gli piace sempre. No, così, lui trova una carta trovando di Black Lotus. Così, un'alterazione di Rush su una pianura a Ninjed. Che in più c'è anche il Lightning Bolt. No, Blued, scusate, con sì. Lightning Bolt e il Black Lotus alterato dal signor... Esatto, la gente lo vuole sempre per fare il quadretto da 9, eccetera. Adesso, mettiamo proprio a caso. Vado a caso, vai. Queste sono un po' di alterazioni... di roba che per esempio è molto simile abbiamo visto anche da Andre. Questa la vuole Andre, però siamo lì guarda con lo sguardo assatanato, è fatta mia. troppo bene lui è bravissimo, lui e Wayne England numeri uno, sì. Poi la Nielsen, poi dopo sì concordo. Wayne England, ragazzi, avevamo visto dei lavori della Madonna da Andre, quell'artista anche lui, no, non come lui, ma anche lui come Rush, morto, deceduto, sì, sì. Che era una roba fuori di testa. Senza senso. E appunto Wayne England e Errol Spencer sono un po' i due più grandi disegnatori originali di Magic, sì. Che hanno un grande nome nell'alterazione. Poi ovviamente sì. Ci sono alteratori non ufficiali che fanno anche loro bei lavori, ma... Sì. Sì, io tratto solo alterazioni originali o, se no, di Klug Alters, che secondo me è Dio, mm-hmm. E di Nerea. I tour guides, una spagnola che fa delle alterazioni senza senso, però ha smesso. Okay. Dopo ce l'ho da fare tutto quello che dico, ce l'ho da far vedere. Vabbè. Questo è un tipico filler. Okay. Che è molto simpatico perché è Magic. Questa Magic. È la stessa carta, vedete, che ha il doppio back, ma reverse, come il duce, persona normale. Come il duce, persona normale. Ecco qui, Magic, fighissime. Questa è la stessa carta, ragazzi, sì. Cioè, non è che sono due diverse. Che per sbaglio o non per sbaglio hanno messo due back dentro la pressa o la stampante di Wizard. Queste sono delle playtest quando erano indecisi che frame usare per passare dal old frame al new frame. In Magic c'è stata una transazione in ottava tra l'old frame e il new frame. Dopo facciamo vedere due carte a caso. Ottava queste... c'è proprio il cambio di layout totale. Sì. Sono carte molto molto rare, però hanno il dietro bianco. Ecco qui. Perché sono dei test. E sono molto 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 rare e ci sono due versioni in generale che hanno la stampa, perché non sapevano cosa fare. Anzi, quattro versioni ci sono. Più chiara, più scura e... stampa con il costo di mana a sinistra e il costo di mana a destra. Adesso dopo faccio vedere il resto. Queste sono rarissime. Ci credo. Rare vere. Cioè, capito? Cioè, rare queste sono delle vere. Prove di nuovo layout, ragazzi. Cioè... Sì. Però per dare idea alla gente, tipo questo terrore costa tipo anche 13.000 euro. Foil. Mentre non foil 3-4.000. Perché... La gente che fa il Global Collector, cioè tutte le versioni uscite di una carta, ce l'ha bisogno. Queste qua sono quasi, penso che sono uniche al mondo. No, i Birds no, perché ne ho avuti altri tre, ma i Terrori no, sono veramente rari. No, poi sono esagerati. Ma quanti cazzo ce n'hai? No, uno chiaro, uno scuro, uno chiaro, uno scuro. Ah, giusto, scusa. Sono stupido io. Sì, devi essere un coglione per fare queste domande. E queste qua, altri test di foil, perché Exodo non esiste a foil. Allora hanno fatto dei test del foil. Bellissimo. Si dice che sia un bordo bianco foil, questo qua. Okay. È un bordo bianco foil, o bordo silver. Vedete, questo allora è quando in Magic ancora il foil non era stato stampato, o sì? C'era no, già uscita Ultra. No. Quindi, e qua appunto fanno i test. E qui stavano per la prima volta... facendo i test sul foil, sì. Quindi in generale credo che nel mondo questo sia, a parte magari Dario lo sa,
ma siano i primi esempi di foil in assoluto. Sì. Cioè, avevano fatto una provetta con il Dragon. Facciamo questa cosa, facciamo le case. Sì, me lo ricordo, ce l'hai sempre? No, l'ho venduto. Purtroppo. Porca puttana. Cioè, no, l'avrei portato. Sì, lui c'aveva la primissima, una delle primissime in assoluto, però sì, era tipo solo il disegno solo appiccicato il disegno, sopra, sì, una roba un po' particolare. È un disegno strano, appiccicato sopra a un Dragon Whelp di Revised, ed è tipo il. Quelle olografiche di quando eravamo bambini, io ero bambino io, olografiche, era olografico, non era, sì, foglia, sì, era, sì, olografico, è olografico, sì, tipo disegno in 3D però dentro. Guarda che meraviglia. E qua non c'è la stellina, perché poi, certo, ci sono anche prove con la stellina. Sì, come fecero poi le City of Brass, esatto, City of Traitors, sì, scusami, sì, City of Traitors, le Survival, insomma, quelle sono forse le più, sì, famose, qua le più costose. In giro dentro c'è anche la City of Traitors. Quindi ragazzi, ora io sto sfogliando, sì, ma ognuno di questi pezzi che io sto tenendo in mano, che vi sto mostrando, ha un valore collezionistico, anche economico, ma soprattutto collezionistico. Difficilissimo da trovare. Incredibile, cioè questi sono veramente parte del hidden story del più grande TCG del mondo, ok? E queste sono cose che è veramente... Poi questa non l'ho fatta vedere. Questa è bellissima, tra l'altro. Se noti sono bianco, blu, nero, la prova di per ogni colore. Certo. Quella rossa. Dopo... C'è anche la City. Cioè la City e la Survival che sono nella scatolina. Scusa. Queste vediamo, sono altre. Sì, perché altre la gente piace la collezione dei draghi. Giustamente, alla che fa un bel draghetto intorno, esatto, senza accorgi. Quindi se volete collezionare tutti i draghi di Magic, sappiate che dovete passare da lui e dal museo cinese dove c'è il drago... Sì, giapponese. Giapponese, scusa. Eccoci qua. Queste cosa sono invece? Queste penso sia una prova di stampa del quando poi hanno fatto le foil, effettivamente, sì, però senza testo, per provare penso l'allineamento della stampa e i colori, quelle cose lì, cioè, sono bordo... sempre test di stampa, sì, poi alcune, poi chissà come sono venuti fuori, vedi, tra l'altro questa ha gli square corner e, sì, questa invece no, alcune, da quanto ho capito, alcune sono finite nei pacchetti, quelle a bordo rotondo, invece le altre no, uno è factory cut e uno è non factory cut, quindi questa NFC, esatto, NFC, e questa invece è stata, sì, tagliata e messa probabilmente in un pacchetto. Pensa, non pensa alle bestemmie del bimbetto ragazzetto che, sì, ha aperto il pacchetto e magari ci ha trovato, sì, dice, ma perché c'è una carta dove non c'è scritto niente, sì, eh? E invece, ho trovato un tesoro, ha fatto bingo. Oh, ah, parlando di alterazione, Ron Spencer ha fatto un'alterazione con me nella carta. Ma gliel'hai chiesta te o... No, gliel'ha chiesto un altro, perché diciamo i quattro, nel momento i quattro imperatori del mondo di Magic, e abbiamo Mark Aronowitz, uno dei grandi manager degli artisti, che saluto, grande Mark Aronowitz, un bacione Marcone, sì, grande, sì, Marcolino, lui uno dei personaggi più controversi, esatto, controversi, più controversi del mondo di Magic in assoluto, sì, che è Daniel Chan, sì, probabilmente il primo grande investitore da un punto di vista, sì, artistico, se non sbaglio, sì, e anche lui ha fatto dei tramite per la vendita del Black Lotus Original Art che abbiamo potuto vedere a Las Vegas, e lui è un grande businessman, ha visto nel futuro, però la sua reputazione diciamo che non è delle top migliori di gamma, ragazzi, lo odiano un po', sì, però lui, diciamo, è un businessman spietato, mettiamolo in questi termini, sì, e queste le sto facendo anche firmare tutte da loro, questa è firmata da una bella firma di merda, bello schifo. Vabbè, Polino ce n'ha per tre cate, due e mezzo l'ha già fatte, esatto, tanto non capisce qua, questa cosa che ha detto. Cosa lo vedrò prima o poi, chi c'è di fianco? Ah, io? C'è proprio il puzzle firmata, ah, non l'ho firmata, te la sei firmata, mi sono dimenticato. Guardalo bello, questo è sempre lo stesso. Questo è i tempi dell'Ovino. Che meraviglia. E io vado sempre in giro con il cappellino, con l'elichetta della Disney, confermo, così mi trovano tutto e mi possono rubare tutte le carte di fretta. Tanto che carta c'è qui? È il drago, sempre di Ron Spencer, è il drago, è non so Gorger, che cazzo. No, no. Lightning Dragon. Ah, il Lightning Dragon. Questa roba è fatta a pennelli, ragazzi. Sì, senza senso. E questo è Saito, il mitico Saito che Saito è arrivato in giapponese. Ha creato un impero, Areruya. È il creatore di Areruya, ragazzi. Lui, grande amico, bravissimo, super businessman, è arrivato proprio al fondo del Magic.
sia come giocatore sia come... Sì, lui è stato tra l'altro prima un pro player di Magic, sì, esatto, per sì, anni, e poi ha aperto il business di Areruya, che al momento è uno... Sono 30 negozi, sì, in Giappone, sì, e anche un bar Magic. Cioè, un bar Magic? Sì, questo sì, non lo conosco, poi ci andrò. È, diciamo, probabilmente il negozio di Magic, sì, diciamo, Magic, che tratta puro Magic, lo store di Magic più importante di tutto il Giappone, e di conseguenza poi è un punto di riferimento anche internazionale e mondiale. Sì, guarda che bello questo, sì, guarda, i quattro imperatori, un po' una suddivisione, il bene e il male, eh? C'è più o meno, sì. Parlando di alterazioni, facciamo vedere il set più bello del mondo. Attenzione, del mondo, parole grosse, perché unisce alterazione top a, no, al tema di Ritorno al Futuro, no, che vediamo come, no, cazzo, bello, riusciamo a metterlo, bello. Queste sono anche tue, spero, Andre. No, purtroppo. No! Questo non ha senso. Cioè, lo guardi e stai male. Ragazzi, mamma mia, ma te stai scherzando. Queste sono bellissime. Ma qui non c'è da sapere qualcosa di Magic, infatti, ragazzi. Infatti, cioè, la gente è contenta. Questa va oltre, questa va oltre Magic. Qui siamo... è un set di quattro carte, quattro paludi foil in giapponese. Cos'è? Di assalto, una di quelle serie lì, Legioni, sì, una roba, sì, del genere, arturcati da Ron Spencer, con la fusione fra Zombie, che è uno dei suoi main team, e Ritorno al Futuro, paura, con la DeLorean, col Doc, Martin e Martin. Porca puttana, che meraviglia. Parlando di Ritorno al Futuro, mamma mia, cioè, questa è un'alterazione bellissima di Klug Alter, che è l'altro artista. Quindi questo che è un artista, diciamo, non originale, non ufficiale, quindi non uno di quelli che hanno creato gli original art di Magic, ma è un ragazzo, uomo, che come lavoro fa l'alteratore, quindi disegna, pittura sulle carte. Lui è veramente mostruoso, sì, veramente mostruoso. Il tratto è roba proprio invisibile, cioè anche questa, tocchi la carta, sì, ed sono, non esiste quasi il colore. Esatto, non esiste. Che è uno dei grossi problemi di solito delle alterazioni, che comunque ci sente il colore. Sì. Mentre in questo caso, appunto, è quasi inesistente ed è qualitativamente fighissimo. È stato... vedete, coperta tutta l'illustrazione con il fulmine, il lightning bolt, che in realtà è il fulmine che in Ritorno al Futuro attiva tutto il, sempre il meccanismo. Klug. Sempre Klug, vedete? Alteratore non ufficiale. Altre test print per far vedere un po' come sono. Ma poi le tiene così le arte, come se la Swamp, Natuko Shade, Barbarian Ring, dure. Secondo me Andre ci sta un po' male a vedere come le tiene. Sì, Carl Plus and Forest, altro, questa, se, anche se giocate Arena la conoscete, la Painland, Shadow Mage Infiltrator, questa carta molto iconica, una delle carte che amo di più come personalmente. Questo è quello che dicevi prima, questi sono i playtest nuovi. Ah, questi sono i nuovi playtest, quelli che mi hai sputtanato. Sì, non ho più pari idea perché è moderna. Non so neanche che carta. Se tu la prendi da Double Strike fino alla fine del turno. Una, vedi che si sono, vedi che sono evoluti un po'. Sì, più o meno. Almeno il back è quello di Magic. Sì. Le dimensioni sono quelle di Magic. Hanno i codici interni. Hanno i codici, esatto, per capire. Vedi, colore, c'è il comune, sì, c'è il casting cost in già in una certa maniera. 19 marzo 2019, questi sono i nuovi playtest, quindi quando loro stampano le edizioni sbroccate, di solito noi si dice vabbè, ma queste nemmeno le provano le carte, invece sì, continuano a stampare delle missili senza senso e le provano anche, ma veramente dei pezzi di merda. Questo che è rimasto qua in giro, uno Zulanol, però firmato da Mark Rosewater, che è quello che decide se le carte poi vanno fuori o non vanno fuori. L'ho incontrato alla Magic Con di Filadelfia e gli ho fatto fare una firma. La firma brutta. Quindi uno dei primi employer di, sì, di Wizard, sì, sì, tra l'altro. Ah, e questa l'ho fatto fare io. Avevo comprato una Misty Remora e gli ho fatto fare la Misty Remora. Questa da, è sempre una playtest card, sì, come prima. Cioè, e poi me le passo così, bello, come se fosse nulla. Ma questo è il padre di tutte le Misty Remora, col, sì, quale io mi sono bestemmiato giocando vintage per anni. Sì. E in più col disegnino sketchino bellissimo. Che Ken Meyer. Guarda, ci infila Ken proprio Meyer il ditino. Salutiamo anche Ken Meyer. Ciao Ken. Ciao Ken Meyer. Che bellissima. Questa è bella vera, questa mamma mia. Questa è bella vera. Questa invece, che parlando di sticker playtest, è... in un torneo al Pro Tour tanti anni fa hanno fatto un invitational, cioè hanno dato queste carte un po' modificate dalla realtà con uno stickerino
sopra per far giocare i campioncini tra di loro e fare un po' più di divertimento. Si chiama Invitational. Okay. E un altro ragazzo ci ha pensato di fare la stessa cosa al Magic Con di Philadelphia e ha fatto queste cartine, le dava in giro alla gente per provare a giocare. C'è anche il Lotus Cobra, un po' di cose così, che sono degli sticker su delle carte e la gente le cerca. Che tra l'altro poi le ha stampate anche direttamente Magic, no? Sì, nei sì, Mystery sì. Box. Esatto, bravo, 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 esatto. Bravo. Ho fatto questo lavoro fino a 6 mesi fa, eh? Ora non sono tema. Esatto, però... esatto, lì hanno fatto nel, sì, nel Mystery Booster. Che così, meraviglia. Un po' di folklore. Poi Lotus Cobra 1-1. Non so se è uguale. No, completamente diverso. Vabbè, queste abbiamo visto. Fighe. Cioè, quindi queste sono uniche che erano presenti a un sono state date a un evento. Evento e basta. Anche questa è data evento che o se uno colleziona gli Archivian Alloris o era l'evento gli è andata o sa a chi l'hanno messo, se l'ha messo in eBay. Perché comunque è ritenuto ufficiale. È una cosa che può entrare in un global set se sei puntiglioso, si dice. Ok, sì sì sì. E qua abbiamo le delle basiche, che sembrano delle normali basiche, in ma c'è questo puntino. No, ma leggi dove c'è scritto Basic Land. Cosa c'è scritto? Island Test Card, Mountain Test Card. Qua è quando dovevano fare il test di dove mettere il simbolo di anticontraffazione, di dove metterlo o cosa mettere. Qui stavano vedendo come sarebbe venuto posizionato il simbolino, che ora nelle rare è centrale basso. Bravo, esatto. Invece ora, grazie Fili, in basso a destra, qui era messo lì nel mezzo a rompere i coglioni proprio. Un po'. E questi erano i primi test di... Infatti, se in tutte se leggi nel testo c'è test card, test card, certo. Test card. Qui non c'è scritto, però vabbè, è appena sputtanato. Non c'è scritto? No, no, c'è scritto per forza nel testo. Ah, sacrifice test card. Bresaola. Flying test card. Non ci ho mica fatto caso, pensavo fosse nel nome sempre. Enchanted creature test card. Bello. Test card, Archeomancer Enter the Battlefield. Quante ne ha? Ma dove l'hai trovate? Ma già uno è un casino. Ma questo dov'è il simbolino? Eccolo là. Eccolo qua. Ci sono tre livelli di pressione. Vedete? Questo è il zero livello. Chiedono una di queste così, una test card semplice. Le normali stanno sui 300-500. Se il nome è figo, tipo test card to nothingness o test card of war, costano un po' di più. Le basiche dai 2005 in su, perché le basiche sempre costano tanto, perché si giocano tanto. Però questa è più figa perché è test card to al niente. È vero, vedete? Perché hanno mixato il nome con test card. E può essere che a volte sì, che corrisponde, però può essere che ci sia la stessa carta ma col simbolo da un'altra parte, certo. O più o meno pressione del simbolo. E si vola. Altri test sono questi che sono molto molto rari, ma rari veri, sono... Ma te hai anche quel test? Purtroppo quello l'ho venduto. Ma hanno, no. hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare. No, figli, hai rinunciato a quel test. Sono arrivato lì e poi l'ho venduto per fare felice un collezionista. Per far felice le tue tasche, pezzo di merda. No. Queste sono, ragazzi, dei test, vedete? Si chiamano German French Test Print. Esatto. Sono semplicemente, se vedete, hanno un mix di lingue, un mix di casting cost, un mix di disegni. Sono un mix di situazioni che loro stavano provando per queste ristampe europee a bordo bianco. Okay? E una di queste, la più, diciamo, mitologica, quella di cui ho detto no, peccato, è l'isola Rito Oscuro. Sì. Perché? Perché ora vedete, queste sono carte mixed, poi c'è sempre gli scheletri, ci sono diverse tipologie di carte, che bene o male ci sono quelle un po' più rare, quelle un po' più comuni, fra virgolette, ma l'isola Rito Oscuro è veramente un pezzo da 90. Perché? Perché l'isola è l'isola, quindi una delle terre base più col cazzo lunghismo, e il Rito Oscuro è il Rito Oscuro, quindi la combinazione di terra base e Rito Oscuro, e poi ce ne sono pochissime, 3-4? Sicuro so che ce ne sono 3, può essere che ce ne siano 5, ma chi ce le ha adesso non le vende. Uno addirittura mi ha detto: non la vendo neanche dopo che sono morto, mi ha detto. Te lo giuro, ci credo.
E pensavo avresti fatto lo stesso. E no, no. Ma è stato una mia, un mio obiettivo. Durante 4 anni ci ho messo per trovarne, comprarne una, averne una. Poi l'avevo tutte e tutte quattro. Avevo la montagna che ce l'ho lì, certo. La palude che ce l'ho con il Palmetta, e avevo la foresta e avevo l'isola. Mi mancava la pianura. Ho fatto delle offerte da capogiro per avere una pianura che so che ce ne sono due, conosco i due proprietari, ma non me l'hanno venduta, quindi non riuscivo a avere le 5 e allora ho venduto l'isola e, no, ho e capito, pazienza. Perché non potevi raggiungere lo scopo finale. Sì, però comunque avere l'isola dal rituale è veramente stato duro, se te lo dico io. No, no, se lo dici te ci credo. È cioè. Impossibile per le persone quasi normali, diciamo. Però poi niente, la voleva un collezionista che colleziona isole dal rituale e gliel'ho data e lui è contento. Che tra l'altro... Ce n'era già una? No, però lui aveva la pianura e non me la vendeva. Mannaggia. Però abbiamo fatto l'unica foto al mondo che esiste con la pianura dell'isola. Con le 5. Sì. Hai capito? Sì. Questo è l'esempio di test card of war. Queste sono quelle che valgono un po' di più. E in più hanno la M che è più bella che un quadratino. Test card of war. È più bella che un quadratino o una sputacchiata. Esatto, potevano lasciare questo invece che quel cazzo. Quello è bello, quello è bello. Quello è bello. È stata figa. Sì. Bello. E questo che è un po' simile a Innistrad. Sì. E questo è l'esempio di Innistrad, però. No. Cioè, non sono sicuro. Sì, sì, e c'è un puntino in più, secondo me. Però boh. Vabbè. E qua è la stessa carta con l'esempio della stessa carta, però con le due. E qui, ragazzi, stavano appunto facendo, come si diceva prima, i test di prova di posizionamento del bollino di anticontraffazione. Vedete? Questo altro test print, però senza testo, di quarta edizione. Tutti i test print. Che però, chiaro, la gente li vuole per il global set che commentavamo prima. Qua è l'unico playset al mondo che puoi far vedere. La madonna, Fili. Queste sono veramente over the top. Porca puttana. Tre con i bordi rotondi e una con i bordi quadrati. Sono le uniche quattro al mondo che io so che ci sono. Può essere che ce ne sia. Questa, ragazzi, è la Dures di eredità di Urza. Eredità questo? È Urza Saga, lo Urza so. Saga, insomma. Quando ai tempi non esisteva il foil, quindi questo è un test, test sì. Uno tra i tanti test. La prima versione foil di questa carta con questo disegno, con questo layout, è stata fatta quando è uscita la DCI, quindi queste oggettivamente sono uniche al mondo. È un playset. Poi sono proprio belle, belle così. Mia. Questa carta è sempre stata bella. Sì, senza te. Dures, quella che ora voi usate inside su Magic Arena, ecco. Questa è la sua prima versione mai provata foil. È qua che ci siamo dimenticati prima. Buttali lì, vai. E anche questa è la multicolor. Oh, eccole qui. Lì. Sono pesantissime. Questa, siccome si gioca in tipo 1 e si gioca in vintage, Legacy. La gente impazzisce per avere la foil, che è impossibile averla. Questa non esiste molto... foil normalmente, esatto. Ragazzi. Ok. Ora, questa versione tra l'altro è molto scura. In realtà, poi di questa carta esistono di sì, queste anche prove a bordo di nero. Foil, esatto. Esistono in più versioni perché erano più test, magari con la colorazione del foil rosso, verde, blu, sì. Col simbolino in rilievo impresso, sì. Con numerini, con la stellina. Lì stavano stellina. Proprio sperimentando a manetta quello che poi sarebbe stato il foil. Quindi avere una di queste è tanta roba. Immaginati quei pazzi in più, che magari le giocano. Magic back, perché alcune di quelle che hai commentato non hanno il magic back, okay. Quindi non puoi giocarle e non le puoi giocare. Chiaro. Survival. Belli, questa qua, foil così è bella, sì. Mi piace ancora di più del questa bordo nero. Carta, sì. Questa carta foil. Come City of Traitors non esiste foil nel suo set in cui è stata stampata. I pazzi possono recuperarla foil in questo layout col bordo silver e non nero, a differenza di come poi è uscita effettivamente nel set con il bordo nero, si può recuperare. E qui c'è il Lippo multicolor, ho sempre fatto ridere a me quest'arte, l'ippopotamo. Sì, tanti le collezionano l'ippopotanino, queste qua. Bellina. Senza dire queste invece che valore hanno orientativamente? No, ma so più quelle che queste. Questa è quella che costa di più di tutte. Ok. Circa 20-25 mila. Ma sono salite un sacco. Sono salite un sacco. Questa 8 mila. Ok. Questa qua, di queste non, al momento non so, penso questa sui 2,5, una roba lì, le altre non so. Però qua sia le colleziona
chi vuole un esempio di questo tipo di fabbricazione, certo, o chi vuole il global set dei Mana Breach, o chi gioca Mana Breach nel suo mazzo di Commander, certo, o semplicemente chi vuole collezionare magari questa roba qui, esatto, cioè, sì, dice, extreme, okay, sì, extreme, molto extreme, che è uno dei punti forti di Magic, a parte giocare, allora, puoi fare quello che vuoi. Io quello che sto cercando di perché gli chiedo prezzi, cosa che normalmente non faccio, perché poste così sul tavolino, tirate fuori così, lo vedete, lui le tratta, non è che le tratta male, ma le gestisce in questa maniera, molto senza problemi, perché poi ti porta, no, a lavorare, sì, con, sì, questa, sì, roba, sì, a gestire questi oggetti. Perché? Perché voglio farvi rendere conto quanto effettivamente siano pezzi unici, quanta che quanto valore collezionistico e quanta ricercatezza e unicità ci sia dietro questa roba. Non perché voglio parlare di soldi o perché voglio farvi flexare, no, a lui, ve le c'ha. No. Non me ne frega un cazzo e non gliene frega un cazzo nemmeno a lui. Sì. Semplicemente per farvi rendere conto di che cosa state vedendo. Io sono venuto qua a fare il video, non è che per vendere le carte, perché tanto le carte le vendo comunque. Ma te le vendi a prescindere. Mi vengono a cercare perché ho queste carte. Però volevo fare un giro, una passeggiata in un museo di Magic. Bravo. Ad alto, bravo, livello, dove, bravo, non, in dove generale c'è, non ti farebbero entrare, diciamo. Bravo. Dovete ringraziare il Masella che vi ha dato e dobbiamo ringraziare te, dobbiamo ringraziare Andre, che sì, insomma siete due, come posso dire, collezionisti, ma nemmeno, non solo collezionisti. Lui è più collezionista, io sono un trader che trader per essere completo fa anche un po' il collezionismo, lui è collezionista puro. Comunque su Instagram, se volete vedere della roba figa, ora tanto lui vedete lui col cappellino da scemo a giro per il mondo. Andre invece c'ha il profilo proprio Palmetta, palmetta.mtg, dove mette le fotine tattiche delle cosine che ha lui in collezione. Invece il mio Instagram, così spammiamo un po', chissà come sarà il mio Instagram, troppo ricco. ecco qui se volete cercarlo, e lì ci sono delle foto di la maggior parte delle cose che vedete qua e qualche novità. Beh, tu fai scorrere le carte, io scorro, poi se c'è qualcosa di folle fermami, cioè già a me questa cosa sembra folle, però vabbè, andiamo avanti. E lì quando dovevano introdurre i Planeswalker non sapevano come farli e quindi hanno fatto un po' di prove, e quella lì è una prova. Niente, una Miscat normale, queste le Happy Holiday, che sono il foil. Ma questa è NFC o...? No, questa è da bustina, questa è bella tosta, bella tosta. Artist Proof. Gli artist proof sono le carte che davano agli artisti. Non lo sanno, andatevi a guardare i video, bastardi. Ecco, andate a guardare i video. Sono le carte, comunque, giustamente, perché dopo ne riparleremo di artist proof. Sono le carte che venivano mandate agli artisti che hanno prodotto l'illustrazione delle carte, sì, in maniera gratuita da parte di Wizard, dicendo: tenete, prendete queste robe. Avevano il back, sì, bianco, in modo tale che loro potessero fare andare un disegnino, uno sketch in fiera, esatto, e guadagnare qualcosa extra. E adesso sono diventate la cosa dei Global Collector, la gente vuole anche l'artist proof. E il problema è che gli artist proof sono limitatissimi. La maggior parte sono solo 50 copie e quindi costano tanto, sono difficili da trovare, alcuni sono stati persi, distrutti, è un casino. Alterazione originale molto divertente di Gum Gum Style. Questa qua è alla Gen Con, davano come biglietto da visita per andare al loro stand delle carte, anni, sì, sono molto ricercate molto anche queste fighe qua. Queste sono robe ufficiali, che ufficiali dice, sì, comunque, sì, che sì, loro vedete, dicono: dai, venite al nostro stand a far finta di fare qualcosa, sì, e ora magari assumono un valore collezionistico, sì, incredibile. Quello che ho voluto fare con Palmetta è avere almeno un esempio di qualsiasi cosa che sia stata fatta o toccata da Wizard, per avere la certezza che sia originale, vedere come l'hanno fatta e essere al top di gamma. Se noti il costo di lancio, vabbè, questo blu-blu, però in generale anche blu sul nero, blu sul bianco o bianco sul blu, cambia, certo, perché è il test. Poi c'è la versione A o la versione B, a seconda della lettera che ci sia, ci sono varie... Qui sono tutti i test, proprio. Sì, ne ho preso uno di ogni colore per avere un esempio di uno di ogni colore. Ma poi da chi... da dove venivano fuori queste robe? Qualcuno che c'ha un amico nella Wizard, sì, o gente nella Wizard, sì, direttamente. Ah, arriva... questo è un missile, vero? Questo è un missile. No, vai dopo. Ah, queste qui? No. Queste sì. Può essere anche quelle lì, però questa. Questa? Queste vengono da Jumpstart. Questo Jumpstart è un missile vero, ok. Definisci, spiega. Jumpstart, non si sa se è apposta o per sbaglio, hanno fatto un sacco di errori nella stampa, okay, e un foglio di stampa ci ha messo su tutte le carte void, 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 quindi ci sono
110 carte circa con questa scritta Void, e la gente vuole le basiche con la scritta Void. Questo è Factory, uscito così dalla fattoria, e sono rarissime le basiche da avere, ma proprio rarissime, rarissimissime. E se tu ti, beh, se tiri fuori la carta, noti che il Void è proprio stampato come se fosse è stampato di, viene con Swamp, quando ha stampato Swamp ha stampato anche Void. Certo. Sono veramente dei missili veri. Missili veri? Questi sono missili veri. Cioè, quella cosa lì costa tipo 3.500 euro. Una basica. Con layout nuovo, con marcio, eh? Però c'è scritto Void. Però c'è scritto Void, ufficiale, uscita di fabbrica. Troppo missile, sì, esatto. Esatto, è un troppo missile. Questo è Rush, vedo. Sì, un token a caso, però firmato originale da Rush. E Dragon, perché... mi dicono che sono il dragon, il dragon del Magic. Del Magic, altro token sempre bellissimo, firmato, sempre Rush. Un filler moderno, che la X è sempre, sempre top. Questi, esatto, filler cosa significa? Che nei fogli di stampa in un angolo, quando non c'è magari il numero di carte era dispari fra virgolette, ci mettevano questa roba in modo tale da far sì che poi le macchine comunque tagliassero in maniera, cioè non è che lasciavano la roba random, sì. E a volte queste cose finivano per esempio nei pacchetti o finiscono nei pacchetti. Queste sono delle carte un po' più grosse delle carte normali, magari ne aveva parlato Palmetta. Sì, che queste le avevamo parlate, sono una roba tra l'altro esclusiva italiana. Sì, per la Luca, quando era la Luca. C'è stata una grande discussione tra l'altro per quando uscirono per la prima volta, perché non si sapeva da dove venissero fuori. E ad un Lucca Comics and Games praticamente si venne a capire che come playtest, come in maniera nemmeno regalo, non venivano regalate, perché poi se non sbaglio dovevano essere date indietro, sì, una cosa sì, del genere, davano le carte per far provare il gioco ad uso dimostrativo, infatti c'è pure scritto ad uso dimostrativo, quindi sono state anche ritirate, quindi che ce ne siano qualcuno e qualche furbo all'italiana che se le ha fatte sparire. Immaginate ad un'edizione di un festival dove le carte vengono ritirate, è un prodotto ufficiale Wizard, tra l'altro. Strate Libri, in teoria. Però Strate Libri. Wizard, Strate Libri. E alcuni mazzetti sono stati inviati a alcuni top negozi del momento, tipo a Roma, okay, a Firenze, eccetera. Gli hanno dato il mazzetto ad uso dimostrativo, fallo nel tuo negozio. Okay. E qualche, infatti qualche mazzo completo c'è. Okay. Io ce l'ho. Ovviamente. Questo è un gioco inventato da Garfield, e infatti è uguale a Magic, certo. E ha una, la PAX nel 2012, quello che c'è scritto lì, presentavano il gioco e davano queste cartine in giro, e queste sono firmate anche da Garfield. Dietro c'è scritto il nome del gioco, perché è diverso. Sì, copiatissimissimo da Magic. È Magic. Sì. Però, boh, non so. Ma c'era, non l'hanno denunciati? No, mi sa che era dentro, ci ha investito Garfield. Ma non sono sicuro. So solo che c'era dentro Garfield e che è firmato da Garfield. Ma non so poi lo sviluppo del gioco. Il gioco è morto. Ok. Queste sono a le caso, carta robe, a caso. Sì, più o meno a caso. Che tra l'altro usciva nell'edizione Scherzo. Sì. Vedete? Sì. The Sketch. Questo, un'altra, un altro missile così. Questa carta stampata 4 volte. 2 back e 2 front. 4 volte. Quadro preprint. È uscito un mazzo di Commander tutto così. Infatti c'è back e una carta, e dall'altra parte back e una carta. E questa è anche un po' più bella del normale, perché è una rara. E tra l'altro c'ha, esatto, il... Esatto. Le il basiche print di questo mazzo costano tipo 3 o 4 mila euro, e il Soaring che c'era in questo mazzo costa tipo 9 mila euro. Sì. È bustato questo mazzo, si sa? Uno ha fatto ha venduto ogni carta facendo un'asta, l'ha fatto molto molto bene, molto professionale, col certificato di autenticità. Tutto fatto veramente bene, bello bello. Sono quelle... a mani giuste. Questo è un altro. Sì, 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 sì. È stato fatto molto, molto giusto. Non è che un bambinetto l'ha aperto. Che il problema è la paura che ho con l'unico anello, che lo apre una persona che non sa tanto e glielo frizzano. Invece voglio che sia una cosa fatta bene. Ma con valore, che sia ufficiale, sarebbe figo. Sì, ma quanto andrà più o meno? Non lo so, più di 300.000 euro sicuro. Io l'ho detto chiaro e tondo: se lo sbusto io in questa live, non me lo tolgo a meno di 1 milione. Ma lo tengo. Ma sì, 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 sì. Forse in cassetta di sicurezza, non proprio lì così. Cioè, tu fai vedere. Poi quando mi arriva l'offerta da 1 milione, dico: ok, tieni il tuo. Sì, no, sì, sì, cazzo sì, me frega. No, no, è l'unico anello, cazzo.
che non è solo Magic. No, ma poi è sono bravissimo. Ma poi l'unica carta, unico anello, cioè non è che fa il Soaring, no, è l'unico anello. Bravissimi, bravissimi, devo dire, bravi, bravi, bravi. Sì, questo è un altro pezzo, questi sono, allora, questa è una test print che abbiamo visto prima. Sì, qual, ce ne sono alcune che ho doppie. Questa è sempre una test print. Senza test, questo è Summer. Questa è Summer Edition. Non è, dai, è il vampiro di Zengir. Ah, ma avete cacato il cazzo, perché nel video in cui ho parlato della storia di Magic, ho parlato delle Summer, insomma non mi ricordo in quale video, e ho raccontato una storia farlocca. Ho raccontato la storia sbagliata, perché la conoscevo in quanto sbagliata. Quindi a questo punto chiedo al massimo esperto del dragon del Magic, raccontaci la storia vera delle Summer. Quando c'è stata la transazione tra Revised e quarta edizione, hanno cambiato e messo a posto degli errori tipo l'Efrid di Serendib e altre cose, hanno fatto una prova di stampa con le nuove della quarta edizione, nel 94. Cosa succede? Che invece che migliorare hanno fatto un po' di disastri, soprattutto nella qualità di stampa, perché i colori erano o troppo forti o troppo deboli, e poi hanno anche sbagliato a stampare, ad esempio l'uragano l'ha fatto blu invece che verde, dietro alcune carte avevano delle macchie, è venuto peggio, allora l'hanno eliminato dal mercato e distrutti i box in teoria, però alcuni box sono arrivati ai negozi. Ecco, è un esempio del grande palmetta. La regia ci fornisce al volo per farvi capire un attimino l'uragano blu, che poi è diventato il re dei misprint. Dei misprint, perché è proprio il top di gamma, cioè colore sbagliato, ai tempi era il massimo degli errori. Anche le dual ci sono, sì, costano un casino, che costano di più in assoluto. Sì. Eccoci qua, un altro fill, tra l'altro è discard gira, che dovrebbe essere due volte. Ah, guarda che figo, questo è ancora più figo. Sì. Qui la abbiamo la Wizard faceva anche Harry Potter, e quindi ci sono alcune carte in giro che hanno il davanti Magic e il dietro Harry Potter. Questa, o poi vedremo, 2300 intendi, 2300, no? Euro, sì. No, tra l'altro vedremo poi quelle della Wyvern, con il retro Wyvern, yes. Nei retro, diciamo, non convenzionali filler. A volte c'è Magic dietro, a volte non si sa. Sì, 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 io controllo. Esatto, le cose stranissime. Tutta tagliata male. Mamma mia, questo con è anche il simbolo. Cosino. Guarda, si stupisce da solo. Non lo sa nemmeno lui la roba che c'ha, ragazzi. Voi non capite quanto io odio quest'uomo. Ha della roba fuori di testa e nemmeno lui sa di averla. Mi fa incazzare. Ma non è che sono tenute male, ragazzi. Stanno bene le carte lì dentro. Ma così non sa nemmeno lui di averle. Questo è foil, un pochino foil, scritta, sì. Se no se lo scorda il vecchio bastardo. Okay. Questa no, è una rarità di Pokémon, del Team Deck B. Mi piaceva perché aveva, diciamo, il retro differente, rosso. È rimasta dentro nel decchino qua. Non ha a che vedere con Magic. Vabbè. Bellissimo. Okay. Bello, bello. Artisproof dello Shiva. Revised. Sono rari e veri. Questi sono rari veri. E poi è fatto veramente bene. Lo Shiva, altra carta iconica. Non so se è dovuto che era forte o che appariva nelle istruzioni. Sì, ma secondo è super iconico. Sì, il primo grande drago, insomma. Cioè... Sì, sì. Poi quella. Questo è foil. Sì. Un test di come quelli che abbiamo visto prima. Con l'A invece che con la B, vedete? Foil. Ah, questo è un altro filler Pokémon. È troppo bello questo. Bellissimo. Quanto vale? 2,5, no? Cos'era? Sì. Anche 3. Bando l'avarizia. Bando l'avarizia. Se lo volete sganciate, stronzi. Mamma mia, che bellezza. Qui abbiamo sempre un artisproof. Artisproof del buon Frazier. Che lui è molto bravo con i draghi. Molto, sa fa solo quello. Con i draghi, bellissimi. Altra gemma Frazier. Questa, sì. Parte del puzzle del Black Lotus. Ma... la parte mancante c'è da qualche parte? Sì, ce ne sono tipo 5 al mondo del Black Lotus, o 5, tra i 5 e 7 tra Black Lotus. Dovete e Chaos Orb. Sapere che questa qui uscisse, non sbaglio, in un giornale, tipo, dov'è che usciva? Con le bustine, con le bustine Ultra Pro. Ok, è una promo che fecero. Vedete, qui c'è One of Nine, praticamente sono diversi 9 riquadri, come le pagine puzzle, che usavano, sì. Un puzzle che... come usava ai tempi, le pagine a 9 riquadri, e quindi c'era un riquadro del Black Lotus a carta. Il problema è che c'è uno specifico pezzo, che è quello in basso a destra, mi pare. Beh sì, giusto. In basso a destra, che è quasi introvabile, ce l'hanno in pochissimi. Sì.
5 ce ne sono, 5. Dice che ce ne siano 5 di puzzle completi. Questo è un token. Un token moderno speciale giapponese. Raro, normale, niente di che. Però è bello. Una Yu-Gi-Oh! Sì, che è una cos'è? Yu-Gi-Oh! Sample col dietro bianco. È che ho smontato il quaderno e era dentro... Yu-Gi-Oh! Sample? Ah, quelle che stanno sulle vending machine, tipo? No, è proprio una test print di Yu-Gi-Oh! Diciamo. Ah, una test print di Yu-Gi-Oh! Per quello ho dietro capito. Bianco. Bel filerino, un altro po' di Harry Potter che sì, fai. Sì. Ce l'hai, as fuck. Sì. Uno schiaccettino che va di moda di come Black Lotus per la library. Qui abbiamo quattro stifol attaccati foil doppio firmati con pure colore che corrisponde col supereroe. Incredibile, questo è bello vero. È blu, rosso, nero e verde. Vedete Hulk, Thor, Iron Man e Captain America. Questa da nerd schifosi. Quali siete voi? È questo sketchino di Wayne England a livello super top. Bello. Lui è bravissimo. Il buon Wayne England. Quello che dicevamo prima che insieme che a Ross Spencer sono un po' i... Questo artist proof di Pete Venters su un Blight di Legends. È bellissimo. Posto. Questa non è originale come altezza. Questa è di Klug Alter. Ma Klug Alter, quello che dicevamo prima. Kenshiro, troppo bello. Lui è bravissimo. Questo è un artist proof con un dettaglio che non ha senso. Non ha senso. In più una carta figa. Vedete? Questo è un artist proof di Eladan, tra l'altro anche una carta figa, appunto. Non ha senso, il tratto che ha questo artista non ha senso. Non ha senso, è indescrivibile. Indescrivibile. Paura vera. Questo è bello, 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 bello. Alcuni artisti fanno paura vera. Filler molto, molto, molto rara. Ah sì? Con il numero, sì, rarissimo. Rarissimo addirittura. Sì. Tra l'altro pensavo di aver perso, invece l'ho ritrovato oggi mentre cercavo... Ho ritrovato capace 2-3K di carta. Tu sai la storia, Richard Kane Ferguson, diceva Palmetta, che lanciava i coltelli e le asce. Sì. E quindi faceva questo tipo sketch che è certificato di maiming. Maiming è lanciare le asce, le accette, penso, contro un centro. Sì. Ma lui è un po' pazzo. E se facevi centro ti dava questa roba. No, so perché c'è funziona. RKF approved. Esatto. Però Richard Kane Ferguson. Però l'altra storia non lo so. Non c'è buco. Paura, paura. Sempre Wayne England. Sempre. Paura vera. Parte anche mezzo giocata. Mezzo, ai tempi. Black and Lotus, è Black and Lotus firmato, si ricerca di... molto. Sì, è molto fina questa carta. Black and Lotus fu la prima carta del primo set scherzo stampato da Wizard, in cui ci misero dentro il Black and Lotus, dove questa anche lì la dovevi strappare, secondo loro. Cos'è questa? Questo è un artist proof, pensa che questo è fatto a mano, però sembra sfocato. Questo è fatto a mano, l'ho preso per quello, fa paura. Lì pensavo fosse una stampa. Sì, pensavo sì, fosse quella roba col 3D da sì, sì, è paura. L'ho preso per quello. Senza senso. Non lo metterà a fuoco perché non no, è a fuoco. Cioè, però, sì, però non gli occhi non lo mette a fuoco. È bellissimo e l'ho preso per quello. Mi piace anche, comunque, come collezionista mi piacciono queste cose un po' strane. Certo. Quindi l'ho visto e l'ho preso. Veramente fighe. Quello è bello. Bella questa. Questo artist proof della Remora. Con la Remora che mi piace la onda. Di non mi ricordo, è famoso l'artista giapponese della onda di Kimomoto, non so. Ma si chiama la grande onda, Dario? Okusai. Ecco. Aiutale Okusa. Vedi, bravi, bravi nerd schifosi. Nerd. È sufficiente cultura, ma mi piace insultarli come nerd. Bellissimo, tra l'altro, Status Proof. Questo è sempre un token. Un dragone. Poi invece abbiamo la... Di Duel Master. Il loto di Duel Master firmato dall'illustratore di questa cosa. Chris Run. Che è anche un illustratore di Magic. Sì. Nel gioco di Duel Master ha messo l'immagine del Black Lotus del Magic Online fatto da Chris Run nel gioco di carte del Duel Master. Sì. Altro dragone. Sempre suo. Paura vera. Questo è... Non so come dirlo. Cioè, guarda. Bellissimo. Senza senso. Più altro è la tecnica che rende tutto affascinante. Cioè, è big questo, cioè. È non penna. So. Sì, tipo lo sharpie quello appunto. Super sottile. È pauroso. Tra l'altro, complimenti per l'attrezzatura che si vende veramente da Dio. Un altro Black Lotus versione moderna. Madonna, l'uomo del Black Lotus, guarda. Bello. Purtroppo non vorrei avere di questo, più. Questo è il loto
versione LSD. Sì. Questo c'è. È un token di MT di speciale che avevano fatto per Cina, che è il JIT. Ah, la JIT. La JIT con anime. Questo niente, è una carta delle B-Cycle, un miss print delle B-Cycle, perché poi nel quando si è iniziato a collezionare i misprint sono andati tutte, quello che avevano misprint lo compravo. Bella questa. Queste vanno molto di moda sulle mercati a mask strampate con il layer male, perché le immagini in un posto, vedete, il testo in un'altra, cioè, hanno proprio sbagliato la centratura de... sì, l'alignment. Paura vera. Quando ci sono in giro un playset di Brainstorm che ce l'ha a monte, bellissimo. Dei Brainstorm così, e in più c'è in giro ma foil. E in più c'è in giro una swamp, una montagna che è tutta ribassata, ma il testo è su, quindi il testo qua in alto c'è scritto swamp e la quella è paura, non so quanto è finita, un'esagerazione, ma bellissima. Ragazzi, vi stiamo vedendo roba senza senso. Artist proof, questo è bello del signore, questo è bello, sì. Invitation. Questo è sempre Invitation. Qui un altro po' di Artist Proof. Sì, della Amy Weber, molto difficile da trovare. Di Dan Fraser, fatto molto bene. Questo il strano, che di solito che conquista il mondo. Questo di Ron Spencer, rarissimo. Molto raro. Wayne England, che quando lo vedi capisci che è lui, cioè non c'è Berzi. Come cioè, boh, non ho parole. Questo è uno che le fa così, mi piace questo suo stile. Vedi, sì. Come vediamo, come ogni volta. Questo è Preordain. Secret Layer. Secret Layer. Ma poi, bellissimo. Ed è qua, vediamo con gli Artist Proof, vediamo ogni artista c'ha il suo tratto. Ha questa paura vera. Paura su una Strip Mine di Antiquities. Artist Proof, Antiquities, Strip Mine. Ecco. E dietro la Will. Mamma mia. Richard Garfield. Firmato sia dall'artista che da Richard Garfield. Chissà dove te la sei fatta firmare. No, questa non lo so, altre sì, grazie ai ragazzi. Questa è, c'è stato in giro un foglio dove da una parte era al limite, dall'altra parte era al limite dei Antiquities, ed è molto ricercata per i Global Set. Questa qua che valore ha, tipo? Questa roba assurda, vecchia, mi spinto. 4-5 mila, roba così. Questo comunque c'ha dentro il Single, il Will of the Wisp e il Gate to Phyrexia. Tra l'altro tutte carte della Madonna. Sì, esatto. E questa è un alfa. Questa è un alfa con la firma di Rush First Generation. Piccolina, bellissima. Chissà cosa esce fuori. Qui abbiamo sempre le Holiday, Artist Proof della Taiga, Artist Proof del Polluted Delta. Summer, rarissimo. Questo è raro, vero? Alcune Summer sono più difficili delle altre da trovare. Beh, chiaro. In più questa è collezionata da quelli che collezionano gli Angeli, quella che colleziona le Serra Angel e quelli che collezionano Summer. Questa è veramente difficilissima da trovare, veramente dura. Molto più difficile che l'Uragano, molto più difficile. Addirittura? Sì, ce ne sono molte meno, sì. Questo qua è lo Shivan Dragon che davano a caso alla gente, alla Magic Con di Filadelfia, e solo ce ne sono 295 al mondo, che sono le 295 carte di Alpha. Vedi, questo è il numero 255 di Dario, 295. Se vuoi finire Secret Lair devi prendere questa carta da Filippo. Perché? Perché c'è, è un Secret Lair che c'è qua la scatolina, tu eri in giro a Magic Con, ti davano questo qua. Io dico bravo, dicevano bravo ragazzo. E ti davano sta cosina qua, tu lo aprivi ed era dentro questa bustina. Quanto ti davano? Quanto si vende? Questo si vende circa 2005. Oh sì. 2005 regalati. Certamente a me, io andavo in giro dicendo ah bello Magic, il cappellino e la mia, e la mia bella giacca da Black Lotus, e però non me l'hanno regalato. Ah no? Eh no, no, lo davano totalmente a caso, cioè al bambinetto magari, a uno così. Io ho detto ai negozi lì di comprarmelo per me. Tanto a me piace questa art. Sì, è figo. E poi comunque ce ne sono 295 al mondo. Sì, quelli basta. Sono. Basta, cioè, infatti vedi, 295. Questo ok, un altro misprint. Un normale misprint. Abbastanza, fra virgolette, comune, anche questo. Sì. Adesso siamo arrivati al livello che passiamo alle cose che comunque... Che costa centinaio, poche migliaia, così dicendo. Ecco, vedi. Ormai. Vabbè. Qui, cioè... Qua invece adesso c'è una ranzata un po' di Power 9. Le ho portate per non lasciarle a casa da sole, poverine. E per far capire cosa sono i Power 9, soprattutto per, siccome la gente non lo sa, effettivamente bisogna portare 6 Time Twister Unlimited. Vedi. Capito, ragazzi?
l'ha fatto per voi, Filippo. Questo è un time twister. Questo è un time twister. Anche una, questo una delle nove è un carte time twister più forti di Magic. Anche questo è un time twister. Anche questo è un time twister. Anche questo è un time twister. E anche lui è un time twister. Ed è l'unica carta che si può giocare in Commander. Vero? L'unica Power 9. Power 9, sì, scusa. Ed è per questo che, tra l'altro, è salito. Se una volta nessuno se la inculava, faceva schifo, nessuno la voleva. Ora è una delle Power 9, a parte il Loto, che costa di più. Sì, corretto. Bravo. Grazie. Questo è brutto, vero? Questo è un Mox Sapphire mangiato dal demonio. Perché comunque la gente adesso, ok, le proteggiamo nella perfect size, doppio sleeve, top loader, ma ai tempi non c'erano le bustine. Anche quando ho iniziato a giocare non c'erano le bustine. Al massimo c'era la gente che si ingegnava usando la bustina dei biglietti da visita, o ritagliavano le, i fogli degli album, delle figurine. Ma cos'è questa roba? Time Twister Beta, Time Walk Beta. Ma niente. E quello è bellissimo, bello vero, sì. Quando è qua, come abbiamo potuto notare, quando uno vede una carta in stato near mint, è contento. No, ma più che altro queste carte in queste condizioni, sì, cioè perché non sono gradate? Poco a poco, poco a poco, perché c'è gente che comunque la vuole nel quaderno, c'è gente che la vuole near mint. Vedi, non se gradata. Tu l'avessi avuto prima, probabilmente questa è tutta roba che ai tempi Dario ti avrebbe preso. Ma io sono contento comunque. Sì, chiaro. Anche perché avere queste carte in queste... Questo è un altro time twister, magari non ve ne siete resi conto, no? Beta. Le carte quando sono belle, sono veramente belle. Sembra una cazzata dirlo, ma quando le carte sono belle hanno... No, hanno un fascino... Ma guarda questa, guarda questa, guarda questa. Ma questo alpha. È Ruby Alpha. Questo è Near Mint. Ma è meraviglioso. Bello vero, questo è bello vero. Bello vero. Beh, questi ragazzi non sono rarità, no, diciamo, particolari, ma sono trovarle rarità... Trovarle in estate... È una rarità trovarle così. Questo perché è un o hanno aperto un deck box, o uno è un collezionista. Cioè, non era giocatore, era collezionista. Quando ha aperto le carte, le ha messe nel quaderno e non le ha toccate. Questa è bella. Questa è meravigliosa. Sì. Poi Alpha o sì. Mamma mia. È stralino. Sta giocando un po' più giocato. Questo sì, questo ha visto. Ma è comunque una bellissima. Sì, arta, sì. Trovare già una beta messa così. Sì. Ora questo è scasso. Mangiato questo dai cani. Cioè, è passato sopra un tir. Peccato perché io penso sia un tizio che gli è caduto. Cioè, ha fatto sopra. Qua ha fatto una cazzata perché guarda come è tenuto il resto. È perfetta la carta e poi c'ha l'angolo. Questa però rasenta e non si. La giocabilità, perché se la senti. Però comunque nei tornei che si gioca di old school non sono sanzionati, quindi puoi giocarla benissimo. Triple sleeve, ciao. Questo è anche molto, anche bello, è molto bello. Molto bello. Sì. Molto bello. Bello vero. Conosco persone più giovani di quella carta messe peggio. Oggettivo dire. Bellissimo. Un beta, questo è incato, ce l'ha tutte, però è carino. Dai, sì. Double signet. Double signet anche dall'arte. Quella lì è quando c'era un momento che la gente pimpava ogni volta che vedeva l'artista, si faceva rifirmare la carta. Questo ho visto due volte Dan Fraser, due volte se l'è fatto firmare. Mannaia, mannaia al pesce, al pesce lesso. Ecco qua, ci sono. Bene. Anche questo, due firme. Due firme dello stesso artista, alterazioncina. E all'inizio le alterazioni, come tu ben commentavi prima, erano semplici. Questa era il massimo. Questo era già il massimo che potevi ottenere, certo, ai tempi. Certo, certo. Sono un profato. La firma sulla carta non abbassa il valore. È una controversia che va avanti da anni. Non si sa. Dipende dalla firma, dipende dalla carta. Dipende dalla... Una volta era un grande pregio avere una carta firmata. Sì. Ora ci sono due wave diverse di pensiero. I diciamo puristi che vogliono una carta pulita e intonsa nelle condizioni migliori possibili, e quelli che invece apprezzano la ricercatezza della firma particolare, dell'artwork particolare o del semplice artwork vecchio magari. Insomma, dipende da come poi uno ci si approccia, anche perché quando ci si avvicina a questa roba, ragazzi, al di là delle rarities, che lì devi essere proprio andare col microscopio, però quando ti avvicini a questa roba qui si sta parlando di prezzi di alto range, quindi la scelta è la tua. Le differenze poco contano essenzialmente, cioè la differenza la fa la condizione della carta in realtà a un certo livello. Ho detto, non ci sono due scuole di pensiero, perché anche prima tutti dicevano no, firma no, e adesso le foreste di Rush, il disegno di Rush
valgono un sacco, cioè, ma veramente molto di più che il qui normale. Qui ci sono due loti beta. Sì. Poi ci sono firme più o meno belle. Alcuni artisti hanno una firma bella, alcuni artisti hanno, certo, una firma molto brutta. Qui c'è casa vostra e mia. No, io non ce l'ho, sono in affitto. Eccola lì. Appena appoggiata lì casa vostra. Andate in bagno appena potete, eh? Andiamo col Durb, tanto queste sono solo un grande flex. Loti, Power 9, robe e compagnia bella. Bellissimo. Un bel Jace Foil Giappo alterato e firmato, masticola foggiata. E adesso va di moda l'old frame. Vabbè, il Jace, di esempio, che davano, il nuovo Jace che davano alla Magic Con. Alterazioni, sì. Che quello Jace. Insomma, quello l'avevo visto, figurati. E lo davano solo ai partecipanti del Pro Tour della Magic Con di Filadelfia. Oh. Questo qua è il mitico Soaring, sempre alterato da Unico Anello. Forse si sono ispirati a questo. Will, così buttiamole via. Il gran finale. Cioè, ora vi sto passando roba, ma voi non avete idea. Vabbè. E il gran finale. Andiamo, aspetta, facciamo una passata veloce, no? Perché io già. Madonna. Questa è la carta più bella, secondo me, Foil Giappo. Più bella Foil Giappo. Grazie. E tra l'altro anche il tappetino più venduto nel mio sito di tappetini, mtgplaymats.com. Andate a cercarlo, ragazzi. mtgplaymats.com. E ha una quantità di tappetini super ricercati, sì, particolari. Come con le carte, ho cercato di fare la biblioteca più completa di tappetini al mondo. E per finire, la ciliegina sulla torta, quando è nata la prima figlia di Richard Garfield ha mandato questo piccolo invito, ragazzi, ai suoi amici. Ecco, allora, qui ragazzi, avete pazienza, rallento brevemente, ok? Qui stiamo parlando veramente di storia. Questa carta è quella che è stata fatta fare ad hoc dal signor Richard Garfield in occasione della nascita del suo primo figlio. Questa cosa qui è il biglietto di invito o di annunciazione, tipo? Come rendere partecipi della festa, okay, di celebrazione. Invita alla festa di celebrazione. Che è su una celebration card, infatti. Che è stata data a quelli che poi sono stati i partecipanti. Vedete? Richard e Lily. Sorry, desisto, so late, cos'è so? So late, we are busy, che gliel'hanno data tardi, firmata da Richard e Lily, che è la prima moglie di Richard Garfield. Sì. Sono felici di annunciare la nascita di loro figlio, Terry Lane Garfield, settembre 24, 1997. E con questo invito, e con questo invito, si ricerca, esatto, veniva la carta. Che è quella gradata più bella al mondo. Lo stavo per dire. Questa è la carta che è stata fatta in 125 copie. No, 110. 110 copie, che è stata poi prodotta in questa occasione qui, quindi la Splendid Genesis. Questa in particolare che io ho nelle mie mani è la carta con il grading più alto al mondo. La Splendid Genesis con il grading. Perché? Perché Filippo l'ha comprata per e dedicata bambino. Per il suo primo per figlio, Leonardo. Per Leonardo. E siccome Fili solo il top, ha preso il top del top. Ed eccola qui. Considerate che qui stiamo parlando di diverse decine di migliaia di euro. Così. Sì. Orientative, non vi sto a dire quante di preciso. Ma posso essere sincero? Questa cosa mi affascina in una maniera molto più che la carta. Si vede molto meno quella cosa lì. Questa roba è incredibile. Ma siccome ho avuto poi un altro figlio, non gliela compri la carta? Certo, va comprata anche la migliore al mondo delle Fraternal Exaltations. Per Romeo Massimo, che per sentiamo. Romeo Massimo, l'altro bimbo di Fili, sempre 9, Fraternal Exaltation. Sì. Vedete, sono carte dedicate, 4 di casting cost, tutte come la proposa, come... No, la proposa non lo so, ma insomma... Sì, la proposa è 4 bianchi. È 4 bianchi, ok. Sì. 4 verdi e 4 blu, quindi anche questo pezzo incredibile e unico al mondo, la migliore al mondo. E per non sbagliare, siccome ho anche una ragazza, ho comprato la Phoenixer, che è la seconda... proposta. Che è stata fatta, ragazzi, tra l'altro vi racconterò la figura di merda che al Nebraska Swore abbiamo fatto io, Stefano e Michele riguardo a questa carta.
perché eravamo a cena insieme con la seconda moglie di Richard Garfield, nonché manager, il signor Richard Garfield, e noi tre e altre una o due persone. Eravamo lì a cena e noi non conoscevamo l'esistenza di questa carta. E lui ci propose un giochino da fare, perché lui si faceva i giochini, no? Ah, che figo! Se ne è fatti un bot. Questo giochino si basava su fare delle domande anonime, non mi ricordavo bene come. E qualcuno chiese a Richard qual era la sua carta preferita. Minchia. E qualcuno, non sapendo di quelli che era a tavola che lei fosse la seconda moglie, scrisse la proposal. Minchia. Si è incazzata. No, lei non si è incazzata, però quando poi lui ha risposto Phoenix Earth, che noi non sapevamo che cosa fosse, sì, perché per un po' lei ha iniziato a fare una, esatto, lei ha fatto, quando è stata data la risposta, ha fatto un ghigno assurdo, sì. E poi lui ovviamente ha detto questa carta, e poi gli abbiamo chiesto ma che cos'è Phoenix Earth, che tra l'altro non avevamo messo nelle carte, nel suo cartellone al banco, chiaro, perché non sapevamo che ci fosse, sì. E ci avevamo messo Proposal, Fraternal Exaltation, Splendid Genesis e non Phoenix Earth. Ecco qui, quindi questa è una delle poche che si sono fatti sfuggire dalle mani, perché appunto ho detto, loro dissero che ai tempi c'erano tenute quasi tutte. No, sfuggire dalle mani, no, questa è una delle due che aveva l'artista, che è Drew Tucker, infatti c'è scritto, ecco. Io l'ho comprata dall'artista, infatti Artist Version Copy 1, è il meglio del meglio, infatti in gesto c'è scritto Best Wishes, Drew Tucker. Ecco, io l'ho comprata dall'artista che ha fatto il disegnino. Ecco perché ce l'hai. Ce ne sono altre in giro che vuoi sappiare. Sì, ce ne sono altre in giro. Che loro ai tempi dissero che se ne erano tenute, Però ad alcuni invitati è arrivata e l'hanno data. Una bombettina finale che... Ah, finale così, perché finora effettivamente non abbiamo visto delle robe. Questo è un Summer Edition Shivan Dragon gradata 9, così. E l'ha tirato sul tavolino, saranno boh 7-8K forse, se basta. 9. E questo è il connubio tra i due giochi. Ecco qui. Voi direte, che cazzo ci fai con un nidorino marcio? Ecco che cosa ci fai. È veramente dura. Questa è carina, eh? E questa costa tra l'altro, se non sbaglio. Costa 25. L'ultima che si è venduta è stata venduta sui 25. E l'abbiamo venduta io e Palmetta, quindi è ufficiale. È ufficialissimo. Questa è veramente bella. Questa è veramente figa. Esiste anche una cut sheet davanti Magic e dietro Pokémon, che ce l'ho io. E non so se tagliarla o venderla completa, però ci devo pensare. C'hai un uncut sheet? Davanti Magic, dietro Pokémon, è l'unica che si sappia che esista al mondo. Ma dove cazzo la raccatti? Ma dove le trovi? Tra l'altro mi chiamano e dico, la vuoi? Perché sanno che io tratto questa roba qua e pago bene e mi informo bene. Ma che bello. Che meraviglia. Va bene, è stato bello. È stato meraviglioso, ragazzi. Io spero che voi abbiate capito l'importanza delle cose che vi sono state fatte vedere. L'importante qui non era flexare o parlare di soldi, ma era semplicemente farvi capire, portarvi una delle colonne, appunto, del Magic mondiale da un punto di vista di collectible e trading, perché poi ti hai anche un sacco di memorabilia, di vestiti, di robe assurde. È uno che in questo mondo ne sa pancali e ne è dentro da anni e conosce tutti, e soprattutto è una persona meravigliosa, umile e simpaticissima. Quindi se avete dei soldi andate a spenderli da lui. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità, perché vi ricordo che è stata sbloccata questa cosa tramite un sub goal. Ci è voluto 2 o 3 mesi prima di riuscire a cattare il buon Fili, ma alla fine ce l'ho fatta, perché si è incastrato anche con Dario. Ringrazio infinitamente. È stato un piacere, un onore. Fili. Ringraziamo anche Andre, che dalla ci regia. Grande. Grandissimi. Vivi belli. Fate a modino. Sempre al massimo. Ciao.